Sì, no, intanto avrei molte cose da dire. Comincio ovviamente dall'accusa, tra virgolette, mossa dal presidente Pagliaro nei confronti del mio giornale, Corriere del Giorno. Proprio io me ne sono occupato con due pagine non più di 20 giorni fa, per esempio, vivendo il consiglio comunale proprio nel corso del quale all'unanimità dei presenti consiglieri hanno approvato, hanno dato, Per fortunatamente, il ripeto, referendum. la possibilità ai tarantini di partecipare al referendum, cosa che non è avvenuta, mi sembra, in tutti i comuni, anche, non, qualcuno grosso anche non ha dato questo via libera. Quindi 200.000 persone, potranno partecipare. 212.000. Non ho capito. 212.000 Taranto straordinaria. No, Taranto ha 197.000 abitanti, proprio, se vogliamo proprio essere Dato aggiornato puntuali, 212.000. però intanto è vero che il Consiglio Comunale Non è nato qualche perderà bambino. dei consiglieri nel 2012 e Taranto non avrà più le circoscrizioni per la nuova legge. Questa è un'altra polemica molto forte in questo momento. No, volevo dire a Pagliaro, quindi questo per il mio giornale, chiudiamo la parentesi perché le rassegne stampa ci sono, qui la redazione di Taranto avrà tutti i giornali sicuramente. E il discorso è un altro che volevo fare. Tornando a quello striscione, perché anche io, Presidente, non so se prima aveva sentito. Non mi piaceva quello striscione, non mi piaceva il messaggio che portava. Invece io raccolgo favorevolmente buona parte della sua istanza culturale e quindi anche da imprenditore, imprenditore della comunicazione evidentemente. Però quello striscione sarebbe, va in antitesi lo striscione rispetto a quello che ha detto lei. Sa perché? Perché quello che ha detto lei sarebbe riassumibile meglio e in maniera culturale, quindi comunicativa, più agevolmente con Salento, magari in italiano, Salento è la Puglia. Non Salento non è la Puglia, Salento è la Puglia. Quindi a Bari Salento dice noi siamo la Puglia, siamo la Puglia che negli ultimi 10-15 anni, ne abbiamo parlato prima per un'ora, ha esportato un brand culturale importante, siamo la Puglia che, faccio riferimento all'assessore prima di Sandonaci, quando si va in giro non si parla più come parla Lino Banfi, ma si parla, il personaggio di Lino Banfi, ma si parla anche leccese, tarantino. Siamo la Puglia che ha saputo costruire e addirittura oggi può permettersi di candidarsi a diventare regione. Bene. Tale è la forza propulsiva che contiene in sé. Ecco perché Bene. sarebbe più bello, secondo me, per i miei amici promotori del referendum di Taranto, quindi anche per voi, e qui ha ragione Pagliaro, comunque vada, è già un successo, perché l'istanza salentina è stata posta, o meglio, l'istanza delle tre province di Taranto, Brindisi e Lecce è stata posta a Vendola e alla Regione Puglia. Io credo che il Salento è la Puglia e ha il diritto sacrosanto di far pesare sulla bilancia culturale, economica e infrastrutturale le proprie potenzialità. Bene, Angelo, allora non so se vuole ribattere il presidente. No, io non voglio ripetere che non voglio togliere spazio ai nostri ospiti, sinceramente, Sì. però io sono convinto che, ripeto, Tileo l'ho conosciuto questa mattina e l'ho apprezzato molto, è Sì. una serie di passaggi, sono convinto che ragionando, discutendo, Come no? le posizioni si possono sicuramente avvicinare. Noi intanto non è uno striscione che è stato, come dire, No, ma si parlava di quello, insomma, no? No, ne Promosso da abbiamo noi. Per carità. parlato nel corso della mattinata, ma Comunque, io non. vorrei Oggi precisare di non molti essere del hanno. fronte del no, eh? No, i No, sia giornalisti chiaro, io hanno, sono come del dire. fronte della partecipazione. Ben venga il referendum e ben venga il dibattito, quindi complimenti per l'iniziativa, questo è chiaro. Bene, grazie Angelo. Scusa, facciamo concludere il presidente, prego. No, i tifosi hanno i loro linguaggi, voglio dire, e io li Sì. rispetto profondamente, però mi sia consentito, il Salento non è la Puglia. La Puglia è stata una scelta burocratica. La Puglia non esiste nella storia, il Salento esiste nella storia. Hanno anche cancellato la nostra identità, perché nel 1946 il Salento era stato lì 11 mesi, sarebbe dovuto essere una regione e per un solo voto non è stata una Ne regione. avevamo parlato anche stamattina con Fabio Tolleni, infatti. Esatto, esatto. Per cui è giusto, come dire, che la nostra identità venga anche rappresentata, come è giusto che sia, con la nostra vera
nome. Considerate che il Molise comunque è stato rispettato perché fu istituita la regione Abruzzo e Molise, l'Emilia e la Romagna, il Friuli e il Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige. Nel nostro caso siamo stati completamente cancellati dalla storia. Vero. Perché si sarebbe anche potuto fare la Puglia e il Salento, perché no? Cioè noi diciamo questo, il Salento esiste nella storia, ripeto, la Puglia non esiste. E a proposito, visto che parliamo di Taranto, abbiamo poi editato ultimamente un libro che si chiama Messaria, era tra i due mari, e ci sono tantissime cose che ci accomunano con Taranto, che purtroppo negli ultimi anni sono state comunque allontanate. Ma se Taranto e Lecce sono state due province distanti negli ultimi anni, forse dovremmo anche chiederci perché non c'è ancora una strada degna di questo nome che colleghi Lecce con Taranto. Vorrebbero esserci 60 km di distanza, oggi invece siamo costretti a farne 110. Se noi avessimo avuto una strada a quattro corsie che collegasse i due centri importantissimi, Lecce e Taranto, sicuramente in questi anni non ci sarebbe stata questa distanza. Hanno fatto una serie di scelte, anche quelle di rafforzare il polo universitario barese su Taranto, perché c'era proprio una difficoltà oggettiva di raggiungere Lecce, dove c'era un'università che doveva essere l'università del Salento. Oppure sono tante le questioni, anche sotto il profilo commerciale, che hanno purtroppo allontanato questi due territori che hanno tantissime cose in comune. È nostra volontà di avvicinarli, perché questi territori non sono in competizione tra di loro. Ognuno di questi tre territori, Lecce e Brindisi, ha una vocazione specifica che dobbiamo rafforzare e dobbiamo essere traino uno degli altri. La cultura nel Salento si è rafforzata e oggi può essere trainante anche per il resto dei territori, così come le attività industriali a Taranto, le attività turistiche brindisine, sotto un unico tetto, sotto un'unica gestione autonoma della regione Salento. Consentitemi, io vado proprio oltre, ho una visione prospettica che è molto chiara, mi auguro che ci possa essere un'informazione, una comunicazione che porti tutti a comprendere le vere istanze di questo movimento, che non sono quelle che purtroppo qualcuno ci ha voluto artatamente tra l'altro, perché si è sempre parlato sotto questi aspetti. C'è una domanda che ti vuole fare? Sì, una domanda fondamentale, Ivan. Ivan Raganato. Buongiorno Presidente, una domanda fondamentale sorge spontanea. Ma questa sera lei all'evento Salentin Nazionale, il concerto dell'ensemble, ci sarà? Non ho ricevuto nessun invito, ma ho visto che c'è questo straordinario momento verso c'è Franco Simone, che io adoro, anche perché facendo il musicista un po' di anni fa suonavo nella band che accompagnava Franco nei suoi primi tour. È uno scoop questo, non lo sapevamo. Sono tante le cose che non si sanno di me. Magari cantavi anche. Voglio che sia. Allora, Presidente, noi l'aspettiamo questa sera. L'invito è arrivato, così sale sul palco e canta una canzone. Sia la canzone di successo di Franco Simone, la prima. È bello, però. Sì. Così sia, si chiamava così. Contrastare l'invito a casa sua. Franco Simone. Spero che apprezzi. Dunque c'è anche Antonio Ancora, che abbiamo conosciuto naturalmente questa sera. Grande voce. Scusami Silvia, non voglio limitare la partecipazione di ospiti, te li saluto, ti ringrazio, tu fai sempre questi blitz, avrei anche un po' di cose da fare, voglio salutare tutti, il sindaco di Francavilla, Di Leo, l'assessore di Sandonaci, Tornelli, Astragali, straordinario, continuate così, siete fortissimi. Grazie. E niente, vi lascio.